Ed eccola qua di nuovo la Mercedes classe A 250e, quindi la versione ibrida plug-in di questa classe A. Oggi il video veramente si prova a farlo super ristretto, anche perché lei già la conosciamo e vado dritto al sodo. Non c'è bisogno di dire che è un bel design, non ha bisogno di dire che con il pacchetto estetico MG, con questa griglia, con queste stelline, è molto molto bella, molto riuscita come prodotto e come disegno stilistico. È una vettura che piace molto, è una vettura che mi è sempre piaciuta anche dal lancio per la sua impostazione estetica. Ed è una vettura che si fregia in questa declinazione di potenza 250e di ben 218 cavalli di potenza generati da un motore qua sotto 1.3 turbo 4 cilindri da 160 cavalli abbinato a una bella componente elettrica di 102 cavalli che, andando a sommarsi, siccome la componente elettrica è all'interno del cambio, al motore endotermico, genera una potenza di sistema di 218 cavalli. Non male, spingono tutti qua sulle ruote anteriori, dietro è assolutamente fredda la macchina. E qua dietro si va a installare la batteria di sistema, che è molto molto generosa per un ibrida plug-in, soprattutto di queste dimensioni, ben 15,6 kWh, quanto basta per far fare a questa vettura, nel dichiarato, 70 km di autonomia in modalità solo elettrica. Le novità non stanno per finire, infatti ascoltate bene questo discorso: 70 km che nell'atto pratico sono circa 60, però tanto di cappello, veramente tanto di cappello, è super super generosa come capacità della batteria, e soprattutto su una macchina che in pieno stile Mercedes ha delle scelte molto molto furbe. Ci sono dei pro, ci sono dei contro, adesso andiamo a vederli tutti. Soprattutto durante la guida c'è qualche contriccino, perché Classe A è una vettura che si guida estremamente bene, ha un avantreno che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sulle versioni normali ha un bellissimo inserimento, una bellissima frenata qua, perché dietro ci sono circa 300 kg in più che la fanno muovere un po' più chubby, non so come dire. E soprattutto vanno a creare delle rinunce. Rinunce primo su tutti sul serbatoio, che non posso aprire in questo momento perché devo sbloccarlo prima da dentro, che si va a ridurre di capacità. Quindi abbiamo un serbatoio più piccolo di 30 litri di benzina. Ah, mannaggia la miseria. Sì, ok, si fanno comunque tanti chilometri, ma sono 30 litri? No. E poi qua dietro, che andando a spostare i mitici giubbotti sparsi, vi faccio vedere che la capacità del bagagliaio non è poi così... E la madosca, quanti giubbotti! Non è poi così elevata, perché si va a ridurre da 355 litri della versione normale a 310 litri, con tanto di fondo che, se è vero, mi dà la possibilità sotto di stoccare i cavi, che si alza di 5 cm. Quindi avere un bagagliaio un pochettino così su una classe A da appena 310 litri la rende sicuramente meno sfruttabile. Questa cosa un po' si è sentita, soprattutto durante la settimana. Sono dovuto andare a caricare un po' di cose, sono state veramente strette, le ho dovuto mettere sui sedili posteriori. Poco male. Vi faccio vedere di nuovo il disegno della vettura qua dietro, che assolutamente non cambia rispetto a quanto già visto. Vi faccio vedere anche lo spoilerino qua dietro, sicuramente carino, con tutti i dettagli in nero per l'allestimento AMG Line. E vi faccio vedere i diffusori, i tubi di scarico, che non hanno assolutamente funzione reale, sono finti, che però ci stanno per un discorso estetico. Dove recupera punti, visto che ne ha persi un po' con la capacità del bagagliaio, con il serbatoio? Beh, con una grandissima figata di questa macchina, che la rende unica nel suo genere. Guardate un po' invece la presa di ricarica. Notate nulla di strano? Dunque, le ibride plug-in di solito, anzi tutte, hanno una presa di ricarica di tipo 2 in corrente alternata da o 3 o 7 kW. Bene, ce l'ha anche lei. Ma avete visto che qua sotto c'è un altro sportellino, che in questo caso è bloccato? Ed è proprio lo sportellino che dà la possibilità di aggiungere, o meglio di inserire, il connettore combo con la ricarica continua. Perché sì, in Mercedes sono stati dei super super geni, con un super super applauso, al pensare anche alla velocità di ricarica. Perché lei non solo si ricarica di base in corrente alternata 3,6 kW, comprata senza nessun optional, si carica in corrente alternata pagando 386 euro 7,4 kW, quindi una ricarica in 1 ora e 45, ma anche la possibilità, aprite bene le orecchie, di caricarsi, è un ibrida plug-in, in corrente continua a 110 kW in 20 minuti. Bravissimi, perché nel mio stile di vita, quindi viaggiando tanto, mi sono sempre trovato nella condizione di arrivare a una colonnina e dire: sì, beh, ma perché io con un ibrida plug-in che comunque mi fa 70 km non posso attaccare e dargli una botta di ricarica rapida? E sono stati bravi. Quindi, grandissima
scelta da parte di Mercedes, che con un optional che costa ovviamente di più, siamo a circa 600 euro di optional, dà questa possibilità. È unica nel suo genere, quindi su questo assolutamente non si può dire nulla e la rende sicuramente molto molto interessante. Chiaro che se avete uno stile di vita invece più regolare, più programmato, non saprei come dire altrimenti, non vi serve praticamente neanche l'optional da 7,4 kW per caricarla in 1 ora e 45, perché nella giornata ideale la caricate di notte neanche a 3,6 kW ma a 2 kW, quindi con l'adattatore presa domestica tipo 2 che trovate ovviamente in dotazione. E vi va bene perché in 5-6 ore la macchina è carica, o comunque durante il corso della notte la macchina è carica e vi dà i suoi 70 più reali 60 km di percorrenza puramente elettrica. Dentro ve la faccio vedere, ma sono contento del fatto che non abbiano neanche esagerato, perché non gli hanno messo 850 miliardi di optional, non l'hanno resa una vettura da combattimento come al solito, come tutte quelle che proviamo, perché praticamente è soltanto il pacchetto estetico AMG, non ha neanche ad esempio la guida assistita. Poco male, non cambia qua davanti. Vi faccio vedere invece una cura per i dettagli che c'è anche nella zona posteriore, che ovviamente ha dei materiali di pregio anche nella costruzione delle portiere. Ha questi bellissimi sedili che sono più estetici che funzionali su questo tipo di vettura, ma ci sono comunque delle dotazioni di comfort carine, come ad esempio la doppia bocchetta della climatizzazione che raggiunge anche gli occupanti qua dietro, la presa USB di tipo C, e poi ovviamente dei sedili che sono lavorati molto molto bene con questa forma sportiva anche nella zona posteriore, senza andare a rinunciare comunque agli agganci Isofix e a tutte le comodità che ne conseguono. Sono stato abbastanza veloce e ora voglio invece andare a guidarla, perché vi spiego che cosa mi è piaciuto e che cosa non mi è piaciuto. Qualcosina c'è, mi dispiace, di questa classe ibrida plug-in, quindi andiamo a scoprirla alla guida. A bordo partiamo dalle cose che non mi sono piaciute tantissimo ancora prima di montare le telecamere, che è banalmente una, ma non mi è piaciuta per il mio lavoro, ma che invece mi è piaciuta tantissimo come scelta. Quando vado a ingaggiare il Dynamic Select, quindi la possibilità di ingaggiare i profili di guida, ci sono ovviamente i profili personalizzabili, Sport, Comfort, completamente elettrico, Battery Level che mantiene il livello di carica ed Eco. Notate che ne manca uno, o quantomeno manca un'opzione, ovvero l'opzione di ricarica della batteria. Dal punto di vista lavorativo mi è sempre capitato con un'ibrida plug-in, siccome tricchiavo, provavo e quant'altro, di arrivare qua dove giro la prova, dove mettevo in ricarica della batteria e usavo qualche escamotage per caricare quasi completamente la batteria in 10 minuti. Chiaro che questa cosa qua è più utile per il mio lavoro che nella realtà dei fatti, perché andare a ricaricare la batteria, o meglio, dare la possibilità di ricaricare la batteria con il motore endotermico, è una grandissima strombolata. Perché è una cosa assolutamente inefficiente e tutta la carica che viene riservata alla batteria tramite il motore endotermico sfrutta talmente tanta energia, anzi ne butta via talmente tanta, che è un processo completamente inefficiente. Qualsiasi cosa voi vogliate fare dopo con quella carica elettrica, perché tanto, se voi siete a batteria scarica, la macchina si comporta da ibrida plug-in e da ibrida da full hybrid, quindi non serve, è inutile caricare la batteria se siete scarichi, lasciatela così, che si comporta da full hybrid e vi fa comunque 16 km litro. Quindi una buonissima scelta da parte di Mercedes, che però a me mi ha fatto mancare qualcosa, perché potevo caricarmela per farvela vedere meglio durante il video. Comunque montiamo le telecamere. Alla guida invece le cose funzionano così: appena mi metto comodo, regolo tutto, trovo un'ottima posizione di guida, mi piace davvero tanto questa posizione di guida, trovo la classica leva per ingaggiare i rapporti di Mercedes, che però mi ha dato qualche rogna, nel senso che con il fatto che parte in elettrico, con il fatto che bisogna schiacciare un po' di più sul pedale del freno per ingaggiare il rapporto, molto spesso mi perdevo, rimanevo in neutro, non andavo in marcia, ma banalmente bastava schiacciare di più il freno. Però vabbè, poco male, partiamo. Di base la vettura, se è impostato il profilo comfort, parte sempre in elettrico, ve l'ho detto, l'autonomia dichiarata è di 70 km, la batteria carica reale di 60 km, un'ottima autonomia, e si muove molto bene perché 100 cavalli elettrici a monte del cambio fanno viaggiare veramente forte questa macchina, che comunque vi ricordo che nei suoi 218 cavalli di potenza complessiva è mossa da 440 Nm di coppia.
di cui la metà praticamente, anche qualcosina in più, istantanea, perché è appunto derivata dalla motricità del motore elettrico. La vettura si muove bene, assolutamente confortevole, nulla da opinare, e qua ci siamo. Adesso la vado a mettere soltanto per la prova in battery level, che mi serve a mantenere il livello di carica, e vi parlo un po' invece delle altre cose che mi sono piaciute, no, di questa vettura. Sicuramente per un uso quotidiano lo sterzo, che su questa versione ibrida plug-in è tirato molto morbido, veramente morbido, ultra confortevole, e va assolutamente bene. Su questa vettura è possibile ordinare optional il sistema di assistenza alla guida. Fatelo, perché in Mercedes è fatto veramente molto molto bene, vi cambia radicalmente i viaggi che fate in autostrada. Ne ho dovuti fare con questa vettura, sono andato a Sant'Agata, ne ho fatte disfatte, cotte crude, e effettivamente non avere il pacchetto di guida assistita pesa veramente tanto, perché in Mercedes è fatto bene, e non avercelo per fare tanta strada inizia a essere un filino brutto. C'è di base invece il cruise control non adattivo, adattivo optional, e c'è di base il sistema antiabbandono della corsia, che dovrebbe anche funzionare. Dovrebbe funzionare, forse mi sa che non l'ho ingaggiato, ma è un qualcosa che io classifico come difettuccio, forse l'ho disabilitato per quello, perché quando vado ad avvicinarmi alla linea di corsia, il sistema antiabbandono, che non è quello di centraggio della guida assistita, è un po' strong nelle reazioni, è veramente un po' strong, e non mi piace tantissimo, anche perché magari vi avvicinate anche di proposito, c'è quella mezza frenata che vi riporta dentro, che vi fa anche rallentare, e non è, eccolo qua, sistema di sbandamento attivo, mettiamolo su sensibile e dovremmo esserci. Insomma, non è talato secondo me benissimo. Benissimo invece le prestazioni, perché abbiamo 218 cavalli, sono oggettivamente tanti per questa vettura, 440 Nm di coppia. Se andiamo a metterla in modalità sport e pestiamo giù l'acceleratore, beh, ti attacca, lo 0-100 è coperto in 6,6 secondi, quindi di valori sicuramente molto molto buoni, quasi vicini a quelli di un'auto sportiva, perché stiamo parlando di 6,6 secondi su una classe A, cioè non è assolutamente poco, e con una bellissima risposta, perché c'è questo motore elettrico che mi tira sempre fuori e mi svincola da ogni situazione. È bello anche il 1300, questo 4 cilindri, che di base non elettrificato non mi piace molto, invece elettrificato mi piace molto, anzi mi toglie qualche soddisfazione. Il cambio è un 8 rapporti, ho anche i paddle per andare a gestire la situazione, e la trattura delle sospensioni è molto buona. Parlando di trattura delle sospensioni, però vi parlo di come si guida la macchina. Ora, come vi ho già anticipato fuori, a me classe A è sempre piaciuta, mi è sempre piaciuta, cioè me la sono proprio guidata di gusto. Mi ricordo ancora la prima presentazione internazionale di questa vettura, avevo pigliato una 250 benzina, porca miseria, se si guidava bene, se si guidava forte, ero rimasto sorpreso dall'avantreno, dalla frenata di quella vettura, e comunque dal suo comportamento. Era molto molto tedesca come impostazione, molto sportiva, banalmente più sportiva di quanto non sia classe C, e in realtà qua si sente che è più una macchina fatta per andare tranquilli, perché il peso che c'è dietro, ok, che le molle e le sospensioni sono state rivisitate, si sente nei cambi di direzione, non questi ma quando vado a impegnare la vettura, si sente che dietro fa esattamente così, è pesantuccia, si sente. Chi fa questo mestiere o chi guida più auto lo sente, o banalmente anche voi, se guidate prima una Mercedes classe A non ibrida plug-in e poi una Mercedes classe A ibrida plug-in, vi accorgerete appunto di questa cosa. Un po' mi dispiace, perché va a inficiare la bellissima dinamica di guida di questo prodotto, e va a inficiare anche il fatto che sia ibrida plug-in la frenata, perché ovviamente per fare frenata su un sistema ibrido plug-in c'è un momento di frenata rigenerativa e un momento di frenata vera e propria. Vedete che adesso, mentre freno, praticamente tutta la frenata è rigenerativa, ci pensa il motore a far decelerare la vettura e non l'impianto frenante, e poi c'è quella situazione di blending, a termine tecnico, che è quel momento dove si va a unire la frenata rigenerativa, magari la frenata vera e propria, e tanto più è fatto bene questo blending tra frenata rigenerativa e frenata vera e propria, tanto più l'utente non sente questa differenza e gli viene restituito un piacere di guida ottimo. Ora, su
la taratura del pedale del freno Mercedes mi sono già espresso parlando di classe C, perché non piace, alla gente piace molto, agli amici che hanno guidato questa vettura e la classe C gli è sempre piaciuto il pedale del freno, a me non è mai piaciuto, però amen, faccio pace con me stesso, faccio pace anche con questa taratura del pedale del freno che non mi piace. Ma poi mi sono trovato invece in alcune situazioni, soprattutto a basse velocità, ad alte velocità bene o male la risposta è esattamente quella che mi aspetto, il feedback è esattamente ciò che immaginavo, soprattutto a bassa velocità mi sono trovato leggermente in difficoltà a modulare, nulla di drammatico, poi bastava banalmente schiacciare un po' di più il freno o alleggerire un po' di più, però non era sempre risposto come volevo, quindi ovvio ci si fa assolutamente l'abitudine e poco male. Rimane comunque la buonissima dote di guidabilità di questa vettura, con uno sterzo bello diretto, bello omogeneo, proprio un bel comando, mi piace condurre la vettura con questo comando sterzo, peccato in questa prova essere gommati invernali e con 16-15 gradi fuori praticamente abbiamo dei panetti di burro inconsistenti a muovere questa vettura, che tra l'altro è più pesante rispetto a una classe normale, che tra l'altro scarica a terra solo dall'asse anteriore tutto con boost di coppia elettrica. Mi dispiace non metterla alla prova, però assolutamente un piacere di guida che rimane bene o male inalterato, se non per appunto quel piccolo baco di pesi che lamentavo all'inizio. Per il resto è bella, funziona bene. Una grandissima vettura per quanto riguarda la gestione del sistema elettrico, perché caricarla in corrente continua, tanto di cappello a Mercedes. Non voglio fare il dinosauro, ma avendo a disposizione anche, eccola fatto, questo sistema antiabbandono della corsia spaventa, perché non è una coppia sullo sterzo, ma è una frenata delle ruote interne che si fa leggermente cambiare direzione alla vettura, ma più che altro da una botta di freno, che anche in questa situazione, una situazione normalissima, non c'è nessuno dall'altra parte, ci sono dei ciclisti, ok, è vero, se mettevo la freccia questa cosa non succedeva, però fa spaventare, se ti prende la sprovvista non è assolutamente piacevole. Vi dicevo, comunque una classe A che piace molto e che, avendo a disposizione una versione diesel così ben riuscita, non lo so Rick, io mi prenderei ancora la diesel, perché non per altro, non perché non funzioni bene questo sistema ibrido plug-in, ma perché funziona talmente bene la diesel che è quasi un peccato non comprarla finché c'è. Per il resto niente, direi che ci siamo in bolla e scendiamo dalla vettura che tiriamo due conclusioni. Non vi ho detto la velocità massima, 235 km/h. Chiudiamo questo video parlando banalmente del prezzo, che è l'unica cosa che non vi ho detto. Lei, la 250 e base, senza niente, la portate a casa a 43.990 euro ora, senza sconti, senza nulla, dipende come vi giocate l'acquisto di questa vettura. È un prezzo sicuramente alto, però abbiamo scoperto che è un'ibrida plug-in molto molto sostanziosa, non è un sistema ibrido del cavolo, ha una batteria più grande, ha delle possibilità, se andate a pagare qualche optional, di ricarica molto più interessanti, fa tanti chilometri in elettrico, c'è una costruzione che è decisamente premium, perché difficilmente si trovano prodotti come questa Mercedes per quanto riguarda la cura degli interni, e poi rimane comunque sempre una classe A che vende tanto e piace tanto. Voglio sapere da voi però che cosa ne pensate di questa versione ibrida plug-in. Vorrei sapere se acquistereste una versione del genere a benzina, o se come me vi aspettavate magari una versione diesel, una 200DE ibrida plug-in con il motore diesel. Peccato, Mercedes sono bravi, fanno queste cose bellissime come l'ibrido plug-in diesel. Certo che su una vettura come classe A era difficile, ovviamente anche forse poco intelligente, portare una soluzione del genere. Per il resto lei comunque mi è piaciuta, si è fatta guidare molto molto bene e rimane sempre la solita e ben riuscita classe A. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, scrivete qua sotto quello che pensate, noi ci vediamo al prossimo video sempre su Automoto. Ciao.